Oggi, 1600 anni or sono, nell'anno 411, San Cirillo d'Alessandria ha fatto fare a pezzi la più grande scienziata dell'antichità, Ipazia. Oggi, se solo l'attuale suo successore potesse, la stessa fine la riserverebbe a Margherita Hack. Quindi non è da oggi, poco fa ho sentito qualcuna che mi ha preceduto che ha detto adesso che il mondo è così. Non è vero, è da sempre che è così. Il nemico terribile della donna qual è? La religione. La religione. Ma pensiamo soltanto che Ipazia o Margherita Hack hanno un cervello, ma non c'entra un'ostia. Invece un dogma della fede è la verginità della Maria. Ecco come viene considerata la donna. E continua ad esserlo. Ed è la donna la prima che deve ribellarsi. Ci ribelliamo. È chiaro questo. Contro le dittature, contro le chiese, contro il patriarcato. Ecco, e beh, perché una donna non può diventare papa o prete o ayatollah? Attenzione, perché questo? Forse perché la natura è stata generosa con voi donne, non vi ha messe nelle condizioni di poter ragionare col cazzo. Oh!